Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in una nuova challenge. Allora, voglio un attimo premettere una cosa: challenge cold box, quindi sono tutti prodotti refrigerati. Quindi ovviamente io per fare questa challenge e per testare i prodotti ho dovuto per forza prendere tanti bonus. Non dico in ogni pasto, però quasi, anche perché non è uscito molto, chi ha visto la cold box già sa. Allora, la prima cosa che voglio andare a provare è questa crema pasticcera della Naturel. Allora, a mio avviso, troppo liquida, infatti, troppo liquida. Ok, non è come quella che fai in casa, io alzo le mani, però avrei preferito una consistenza un pochino più densa. Infatti, quando mamma l'ha messa nella sac à poche, vroom, proprio perché era molto molto liquida, anche se comunque shaker un po' il barattolo, ma non è che succede nulla, anche perché a montare la pronta, a cuocere non la puoi cuocere perché è già pronta all'uso, quindi non puoi fare niente, devi solo aprire, puoi solo un po' shakerare e fa quello che fa. Quindi io sinceramente, forse da consumatore in casa, avrei preferito un flacone, quindi un barattolo da 250 ml, non da 500, anche perché considerate che noi abbiamo riempito 8 zeppole, abbiamo preso le zeppole così e le abbiamo farcite. Ne abbiamo riempite 8 e ce ne sta ancora un sacco, anche perché essendo liquida ce n'è veramente tanta tanta tanta. Quindi sinceramente, almeno per il mio e pure la mia famiglia molto numerosa, avrei preferito un barattolo più piccolo, anche perché mo ce n'è ancora tante e quindi sa da cimalti. Comunque, quindi andiamo a assaggiare questa zeppola di San Giuseppe. La crema non mi ispira. Non mi ispira. Ho preso pure due ciliegie amare da sopra, per fare. Ho fatto anche il latte e caffè, che secondo me mi disgusterà, però va bene. Assaggiamo questa zeppola. No, perfetto, non fa nessuno in zeppola. La sta zeppola è proprio brutto. Vabbè. Giuro ti aumentare sempre. La crema è easy. Troppo liquida. Cioè, essendo troppo liquida, il sapore si perde proprio. Ok, ci sta. Nella crema come ti fai in casa, nel barattolo, ma sinceramente anche il sapore non mi fa impazzire. A mio avviso la crema non mi fa impazzire. Troppo liquida. Cioè si sente pure un mucco che è troppo liquida. Ho scelto la zeppola anche perché, diciamo, siamo in tema periodo. Lo so, c'è la zeppola, è una cosa seria, però vedicchia. Cioè, io mi sto mangiando la zeppola, cioè la crema, il sapore della crema, mi sento proprio, io non lo sento. Oddio, è mangiabile, però sinceramente no. Quindi noi ci vediamo direttamente per pranzo con il pranzo. Sto facendo direttamente col pranzo con la cena. È presto, è troppo presto. Ci vediamo dopo con il pranzo. Ora, eccoci qua con il pranzo. Mi ispira? No. Non mi ispira. È una lasagna di Giovanni Rana con provola e zucchine. Assaggiamo, si è un po' fatta perché per toglierla in quel filottino ce n'è voluto, però vediamo. Oh, a volte le cose più brutte sono sempre le più buone. Non riesco a capire, ma c'è anche la ricotta? Cioè, ma non c'è la sfoglia. Questo è bello proprio di non programmarsi le cose. Io odio programmarmi le cose, odio programmarmi quello che devo dire, perché altrimenti non sarei vera, ma sarei gnì gnì, allora singa mi sono. No, allora,
Delicate fette di zucchine morbidi, strati di besciamella e gustosa provola affumicata. Infatti, non è la ricotta, ma è la besciamella. Oh, bella filante. Sorry. Oh, che sei veramente provola. Meno questo. Guardate qua, ok. Ma sì, ma si è rotta tutta. Ci sono pure le zucchine tipo frullate, cioè a mio avviso sembra tipo zucchine frullate con l'aggiunta di besciamella. Allora, io preferisco, cioè vabbè, io su lasagna, carne macinata, si butta a mangiare un gol. Non è che mi dispiace. Ok, sapete che io non amo i pasti pronti, cioè nel senso quei pasti li dovete mettere nel forno e li dovete solo riscaldare. Sapete che io non sono un amante, proprio perché non sono mai stata abituata, quindi forse anche per questo. Però Giovanni Rana sulla qualità, cioè non ci sta niente a riccio, cioè unico, veramente unico. Però sono buone, buone. La fine, zucchine sente, la prova c'è, ce n'è anche tanta e si sente. Io ho diviso la porzione perché era molto più grande, però sinceramente tutta, ho detto non me la mangio tutta, però dai, è buona, anche perché c'è sta proprio zucchina. Vabbè, sul sito ci sono le box, io sto aspettando che, se non sbaglio, ho letto o il 18 o il 16 marzo usciranno altre box, proprio Giro d'Italia, ho letto una cosa del genere, correggetemi se sbaglio. E quindi voglio vedere se mettono qualche bella box o non so, qualche nuovo prodotto. Poi devo dire la verità, è molto leggera, veramente buona. Per questo in pranzo non ho usato il bonus, ma da qui oggi pomeriggio, questa sera e domani a colazione devo per forza utilizzare i bonus, poi vedrete. E quindi nulla, noi ci vediamo direttamente oggi pomeriggio con la merenda, perché è l'unico modo per provarvi i prodotti. Ho una fame da lupi, bonus pane, pane tostato con questo sugo che noi abbiamo già provato nella 24 ore, sono prodotti Rana ed è un qualcosa di eccezionale. Giovanni Rana è un sugo, cioè sarebbe un ragù vegetale bolognese, ma vi giuro che questo sugo è spaziale, l'avete provato anche voi, mi avete detto Giulia hai ragione, e poi sopra ho messo le mozzarelline Sabelli. Sinceramente sono molto semplice, cioè oddio, io sono abituata a tutto un altro tipo di mozzarella, mozzarellina, però ce la facciamo andare bene e devo dire la verità, nulla di eclatante, però era buono. Sabelli, mozzarelline, 100% latte italiano. Allora, mi ho fatto il video, ho messo tutto nel forno, ho una fame da lupi. A volte può, capita che rimane un po' di sugo, non so, vi fate una bella bruschetta, adesso vediamo se va bene questa gomma, ma sicuramente. L'adoro. Vabbè, io poi ho l'abitudine di abbondare sempre, quindi. Ci sta tantissimo. Alla faccia. Ottima composto, in paradiso proprio. Ci vuole niente che, ma lo so raga, ma questo sugo è la vita mia. Infatti, dopo il video di Giovanni Rana,
in tantissime mi avete scritto: Giulia, l'ho acquistato, è buonissimo, con le foto, adoro. Alla fine, vedete, in un modo o nell'altro riesco sempre a fare una challenge, perché pensavo, ho il sugo, ho la mozzarella, cosa faccio? Cosa faccio? Ho detto, bruschetta. Ci vediamo direttamente dopo con la cena, con una bella cena. Eccoci qua con la cena, una super cena, ovviamente la base l'ha fatta mamma, molto morbida. Che c'è? La felpa. No, no, voglio fa fritto. Allora, la base l'ha fatta mamma, prosciutto di Parma, cioè ha un aspetto questo profumo Questo bellissimo, profumo. sì, ha un aspetto questo prosciutto bellissimo, e poi ovviamente burrata, sempre del marchio, non mi ricordo, vabbè, vi ho messo il clip, dopo la andiamo a prendere. Facciamo un attimo a metà io, oddio, metà io e metà mia sorella. Scotta. No, andiamo. La burrata è senza lattosio ed è buonissima. E non è tanto pesante. Wow, buona. Wow, questa burrata è meravigliosa. Non è quella burrata troppo forte, troppo Salata. stucchevole, troppo salata. Wow! E poi la base è venuta benissimo, guarda qua, va. Pure i buchi. Ma come stavolta l'ha fatta proprio bene. Brava mamma! Questo prosciutto si scioglie in bocca. Wow! Sabelli, burrata senza lattosio, intollerante al lattosio, wow, io spero di trovarla anche se qui da me è un po' difficile, forse la coppo, però wow, io che non amo tanto il sapore della burrata perché è troppo troppo forte, per me è troppo carico proprio di latte, non lo so, però questa wow. La base è meravigliosa, io ve la devo far vedere. Mettiamo mammina, che anche con la febbre, perché si è fatta la terza dose, ci ha preparato la cena. L'ha steso tante volte, l'ha fatto lievitare per tante ore. Ha fatto oltre 12 ore. Io per il mio gusto personale di questo marchio c'ha la burrata e le mozzarelline, burrata a occhi chiusi, mozzarelline, nulla di che, ma la burrata, wow. Posso andarmene di là, quindi non posso concludere la cena senza fare il gioco della lattina. Ho fatto LM, ma è una L, è una M. Beh, rimarrò col dubbio. E quindi noi ci vediamo direttamente domani mattina con la colazione. Mi spaventa tantissimo, però a domani. Eccoci qua con una colazione molto salata. Mi sono fatta fare una focaccia per poi metterci stamattina questo affettato vegano. Allora, l'odore non mi piace per nulla, proprio quell'odore dolce, forte. Io sono abituata a tutt'altro per quanto riguarda l'affettato, che poi più è stato paragonato, aspettate, che mi sono fatta il video della confezione esterna,
Allora, prosciutto al gusto di prosciutto crudo. Ma io forse avrei detto più al gusto di bresaola, perché comunque anche come forma ci siamo. Allora, il marchio è Felsineo Veg Good and Green. È una affettata, all'interno c'è, voglio dire, anche valori per 100 grammi, ha 242 calorie, 6,4 grammi di grassi, carboidrati 14 grammi, di zuccheri 4,3, fibre 2,4 ed è molto ricco di proteine perché è 31 grammi e sale 3,6. Allora, preparazione alimentare a base di glutine, di frumento e semola di grano duro al gusto di prosciutto crudo. Proviamo, sono sincera, non mi ispira perché io non sono un amante di questi affettati così, oh. Raga, non mi piace proprio. Ha un gusto molto forte, partendo dall'odore al sapore, anche la consistenza, no, oddio, io non sono abituata a queste cose, nella mia vita non le ho mai mangiate, quindi sicuramente non sono neanche abituata al sapore, ma non mi piace. Adesso già un po'. È molto gommoso, così. Sì, così non si sente. Però se dovessi mangiarlo da solo, no. Da solo è brutto, così è mangiabile, ma da solo no, no. E nì, cioè, non è la cosa più buona di questo mondo. E nulla che dire, nulla di che. Io spero che questa challenge, anche se un po' diversa rispetto alle altre, vi sia piaciuta e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!